della storia, Benedetto Croce, dice che la storia non è giustiziera, ma è giustificatrice. Ecco, io su questa parola bisogna un po', userò spesso la parola di San Biguare, da Wikipedia, lo conoscete tutti, quindi non ho bisogno di spiegare. Ci sono delle parole che noi usiamo e che a volte hanno più accezioni e tanti significati, è come il carrello della spesa. Voi entrate a far spesa, no? Volete andare a comprare una cosa, vi ritrovate che poi alla fine è stata una cassa, oddio, quello per cui ero entrato non c'è più, non c'è, non l'ho comprato, però ci stanno un sacco di robe dentro quel carrello, così sono le parole. Le parole nel tempo acquistano un mare di significati, per cui diventano prevalenti significati molto significativi. Ecco, allora io cerco di disambiguare un po' questo discorso in questa prima fase, perché dopo nella seconda fase ci troveremo bene, cioè quando oggi pomeriggio abbiamo ricevuto la provocazione da parte dell'amministrazione, oggi pomeriggio l'amministrazione verrà a dirci come potremmo contribuire per alcuni progetti che hanno. Ora prendo pretesto da un fatto che è accaduto, io non lo chiamo evento perché gli eventi sono quelli di grazia che fa il Signore, però gli uomini accucchiano insieme delle cose che poi riescono più o meno bene. Io credo che il 23 novembre del 799 è stata fatta un'operazione proprio qui a Mentana, che Mentana non è riuscita a scancellare qualche secolo e secolo dopo con Garibaldi, non c'è riuscita. E io credo che ci sta provando anche un Papa adesso a cercare di liberarci da quel retaggio del 23 novembre del 799, e ancora non ci sta riuscendo molto. Le parole che vorrei insieme con voi disambiguare in questa vicenda, cioè vorrei illustrare come vanno ben intese nella nostra fede cristiana, sono queste: regno. Quando Gesù ne parla all'inizio del Vangelo, regno, dice che il regno è già, è presente, sta lì, lo presenta colui che l'ha costituito. Pensate che è un artigiano della Galilea, Nazareth, che può venire di buono, e dice: il regno c'è, lo sta. Ci sta l'imperatore romano a Roma, e qui siamo la peggiore delle province, e nella provincia peggiore noi siamo i peggiori dei peggiori, che ci disprezzano tutti. Da Nazareth, che può venire di buono? Ecco, allora, regno per quanto riguarda Gesù è esattamente il contrario di quanto sono i regni di questo mondo, perché lui dice davanti a Pilato, che è il governatore in Palestina, dice: il mio regno non è di questo mondo. Quindi chi è che potrà ormai confondere nella storia ciò che l'istitutore di questo regno ha detto non essere di questo mondo? Non è un potere temporale dunque quello che lui intende. E per potere, quando si parla di potere nella cultura, nella letteratura biblica neotestamentaria, si dice un termine che è exousia, che non è proprio la stessa cosa che il potere con lo scettro, il trono, ma è una potenza interiore che si esercita perfino contro il demonio autore del male. Tanto è vero che Gesù lo faceva negli esorcismi e ha dato potere per questo ai suoi discepoli, i quali, come seguaci suoi, sono persone che per il potere temporale finiscono morti, ammazzati intorno a 4 secoli in queste condizioni. Quindi bisogna disambiguare di che potere stiamo parlando, di che regno stiamo parlando, di che re stiamo parlando. Perché, per esempio, nelle storie che leggiamo nei sinottici, ma soprattutto in Giovanni, abbiamo un confronto tra due re: l'imperatore di Roma come un fantasma che incombe per bocca di Pilato, e Gesù che sta dall'altra parte. Quindi non possiamo ancora confonderci con queste situazioni. Però accadono delle cose. Io ve le racconto leggendovi dei pezzi, dei brani, perché non ho niente di mio da raccontare. Gli storici verranno a spiegarci che cosa avvenne, secondo me, esco con un giudizio, in quel nefasto giorno del 799, quando il 23 novembre si incontrarono qui un Papa
molto diverso dal Papa precedente, ma molto diverso significa che gli uomini possono essere diversi, e questo non è una cosa da poco per la storia. C'era stato un suo predecessore, si chiamava Adriano, che era molto diverso da lui. Bene, Leone III e il Carlo re dei Franchi. Chi è questo Carlo re dei Franchi? Poi ce lo spiegherà. E perché proprio qui a Mentana? È una storia da cercare di intendere, perché ha un grande, lungo influsso. Ma intanto, in questo tempo, dal 799 fino a oggi, c'è un... Voi sapete i fiumi gazzici, no? Che sono... A me hanno insegnato che nel Sahara, per esempio, ci stanno dei fiumi sotterranei enormi, e sopra c'è il deserto e si muore di sete, le ossia fiorano qua e là. Ora, noi possiamo pensare ai santi come a delle piccole oasi di un fiume carsico sotterraneo enorme che sta sotto il deserto della storia, dove apparentemente non c'è quella vita che l'istitutore, che il re di quel regno, di quella potenza di cui noi abbiamo parlato, non ha voluto. Ma comunque ci ritroviamo in questo deserto, e sotto però c'è ogni tanto a fiera qualche polla d'acqua che benefica intorno. Allora, provo a dire, guarda, non è nemmeno necessario, sì, sì, perché se no cominciamo a fare i cosetti sperantini. Allora, vi leggo un pezzo che è preso dal primo secolo. Conoscete Clemente Primo Papa? Beh, era il quarto successore di Pietro. A un certo punto sembra, non è detto, perché la lettera di Oneto non ha un valore certo, però questo uomo morto ammazzato per la fede ancora, Papa, lui o chi per lui, o comunque quell'altro, non potesse leggerla perché io sono incerissimo. I cristiani non si differenziano dagli altri uomini, infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio e non adottano uno speciale modo di vivere. La dottrina che essi seguono non l'hanno inventata loro su un sistema filosofico umano. Si propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti, hanno ammesso incredibile, da parte di tutti viene ammessa questa vita incredibile, hanno in comune la mensa, ma non il tetto, non il, scusate, ma non il letto. Vivono nella carne, ma non secondo la carne, vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo, osservano le leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono al di sopra delle leggi, amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri, rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Osservano le leggi stabilite. Insomma, per parlare chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l'anima è nel corpo. L'anima indivisibile è racchiusa in un corpo che si vede. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo che si vede. Anche i cristiani li vediamo abitare nel mondo, ma la loro pietà è invisibile. Questo era il modo di concepire nei primi quattro secoli più o meno della vita della Chiesa. Martiri sono venuti anche nella nostra terra, sappiamo, abbiamo i nomi, eccetera. Che cosa succede quando nel XII secolo, quanti secoli passano? E in mezzo ci sta questa data che oggi stiamo per rievocare, quel 23 novembre qui a Mentana. Un abate, San Bernardo, rifondatore dei Cistercensi di Chiaravalle, nel 1145 così deve scrivere a Papa Eugenio III, suo discepolo, ammonendolo con franchezza. È un suo discepolo, lui è un abate, e sentite che cosa dice ad Eugenio III. Nel passato il tempo in mezzo tra quella ispirazione iniziale e quello che si sente dire da Bernardo di Chiaravalle, un sant'uomo mistico che ha scritto delle pagine stupende, no? È lampante agli apostoli, è interdetto il dominio, è interdetto agli apostoli, e così pure al successore di Pietro, e costui deve comandare come il servo che Dio ha posto a capo della sua famiglia,
Oggi l'abbiamo rievocato nella festa di San Nicola, alla seconda lettura, questo brano che leggiamo qui. Ha il potere per sorvegliare, per curare e venire in aiuto e per prendersi cura e per servire, perché si tratta di Pietro, di cui nessuno mai racconta che camminasse ornato di gemme preziose o in vesti di seta o ricoperto d'oro, su un cavallo bianco scortato da soldati o circondato da un numeroso seguito di servi. Sta prendendo il Papa per la barba e gli dice: ma che stai a fare? Ma che stai a fare? Ma che pupazzo sei? Questi sono i santi, ogni tanto li affiora qua e là nel deserto della storia un pollone del fiume sotterraneo che scorre, che è quello della santità del Vangelo. Nel XIV secolo, nel passato un po' di tempo, dal XIII al XIV secolo, ancora una santa, non a caso, Santa Caterina, l'avevate già in bocca, no, non ve lo dicevo, sicuramente, scrive a Papa Urbano VI: io, Caterina, serva e schiava dei servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo, con desiderio di vedervi fondato in vero lume. A voi, Papa, a voi fondare il vero lume. Ora è tempo vostro di sguainare questo coltello, non quello che c'hai sempre appresso, odiare il vizio in voi e nei sudditi vostri e nei ministri della Santa Chiesa. In voi, dico, perché in questa vita per uno è senza peccato e la carità si deve prima muovere da sé, usarla prima in sé con l'affetto delle virtù e nel prossimo nostro, sicché tagliare il vizio, e se il cuore della creatura non si può mutare né trarlo dei difetti suoi, se non quanto Dio ne trae, la creatura si sforzi con l'auditorio di Dio a trarne il veleno del vizio. Almeno, Santissimo Padre, siano levati dalla santità vostra il disordinato vivere che scenderà di modi e i costumi loro e quelli che ti stanno attorno. E perciò, se io parlo quello che pare sia troppo e suoni presunzione, il dolore e l'amore mi scusi dinanzi a Dio e la santità vostra, che ovunque io mi volgo ho dove riposare il capo, non ho dove riposare il capo mio. Se io mi volgo costì che dove Cristo deve essere vita eterna, io vi chiedo scusa per questa lettura infame, l'ho chiesto a un lettore vero, e io vedo che la vostra sensualità con vera reale virtù, seguitando il nostro creatore, altrimenti non potrete tenere giustamente la signoria temporale, la quale Dio vi ha concessa per sua grazia. Convienzi dunque che l'uomo che ha a signoreggiare altrui e governare, signoreggi e governi prima se stesso. Cioè, questa è quella che ricordiamo il 23 novembre, assumendo questa ipotesi, non so se è vera, quello che mi raccontano è questo, che uno delle persone ha tirato la giacchetta del Franco per parecchio tempo. A Lucio Domando, al professor Lucio Cantagalli, chi è questo Leone III molto discusso e avversato nella sua epoca? Quali sono i suoi problemi? I suoi problemi veri e reali? Cosa può averlo indotto a prendere l'iniziativa, secondo quanto scrivono i cronisti imperiali? Perché i cronisti imperiali di quell'evento hanno una certa menzione, quello come il successivo del Natale dell'Ottocento. Lucio, a te la parola. Bene, allora mettere che scelto. Qualcuno lo dico, lo riprende. No, no, se casco per te. Se no. Siamo pronti, abbiamo bisogno di uno. Guardate, a me che faccio il pellegrino nella storia, quando sono arrivato in questi tempi, guardarsi intorno e capire a che mondo è questo. Ed è difficile liberarsi dal mondo in cui siamo per cercare di capire quello che è. La prima cosa che ho voluto fare è prendere una bomba, cancellare case, abitazioni, via, 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 un silenzio profondo, poche. Oh,
Roma stessa, San Pietro in Vaticano, fuori, stava fuori dalla città. Roma divisa in scuole della scuola di nazionalità. Lì a San Pietro c'erano gli stranieri, quelli che gli venivano dietro, lassù, al Campidoglio invece c'erano ancora i bizantini, i greci, come li chiamavano. Ma portandomi in questo mondo strano, guardando sopra, ma tirando c'erano rimasti un po' di bizantini, c'erano i lombardi, c'era il Papa, c'erano i franchi, c'era cioè un mondo molto frammentato e molto mescolato. E la gente non erano mica solo i capoccia. Che faceva? Che mangiava? Dove stava? Ve ne immaginate questi poveri? Io ho imparato, leggendo alcune cronache, alcune scritte nell'Ottocento, alcune un po' dopo, poi vi dirò da chi ho preso la notizia per rispondere un po' di quella domanda. A proposito, quando vedete fermatemi per tutto quello che sì. Indicava che cosa? Significa che se uno mi arrivi, prende, mi butta via, devo cercare di leggermi. Quindi aveva bisogno di qualcuno che lo difendesse. Capite? Questo era il problema. Tanto più che Roma non era molto pacifica, che adesso entro in merito e c'entra pure qualche cosa mentale. Leone III, tra l'altro, aveva pensato questo, che si voleva appoggiare a Carlo Magno perché era la forza nuova. Carlo Magno in questo periodo, era la potenza emergente, i bizantini stavano e i non compagni si erano dando spezzettati, ma li trovavamo a Spoleto, a Benevento, dappertutto, insomma. Quindi, e cercava di avere anche una propria forza vicino. A che cosa si era appoggiato? Alle domus culte, le mogli erano queste domus culte e Greppe. Conoscete Greppe? Qualcuno la conosce? Dice che cos'erano? Sì, a Mentana, ma mica solo a Mentana, c'erano anche in altri luoghi. Mentre la maggior parte dei signori, questo è un discorso lungo, che cosa faceva? Aveva un proprio terreno, cioè gli schiavi, i contadini, eccetera. Le domus culte erano una dipendenza diretta del Papa. Quindi erano degli impiegati che non solo facevano i contadini, ma facevano anche i militari quando c'era bisogno. Ecco due partiti che si formano. I proprietari erano contenti, i proprietari di queste domus culte, secondo voi? No, perché gli toglievano lavoro. Quindi ecco già un'opposizione che si cominciava a formare. Ecco, quindi non era tanto il problema del... Lo faranno risaltare questo, soprattutto nel 600, dopo il Concilio di Trento, degli eretici, eccetera, eccetera, ma erano prettamente questioni di economia e di sopravvivenza. Bene, vi ho detto ci sono moltissimi autori che parlano di quest'uomo. Allora, il tempo trascorre, cosa accade? Accade che questo Papa dà una certa svolta rispetto ad Adriano VI. Però lui, che faceva parte già dell'amministrazione di Adriano VI, aveva... Sì, scusate, chissà perché sono arrivato a VI. Sono andato avanti, voglio dire. E c'erano due personaggi che erano della famiglia del precedente, Pasquale e Campulo si chiamavano, che hanno visto che gli stava togliendo la
la terra sotto i piedi. Questi molto cristianamente che cosa fanno? Si mettono d'accordo. C'erano da fare le litanie maggiori. Dicevo che erano queste litanie maggiori. Questo già venivano da Gregorio Magno, quindi molto tempo prima. Noi stiamo parlando di fatti che avvengono tra il 795 e l'817, grosso modo. Leone Magno, siamo del 590-604. Allora cosa accade? A Roma c'era una pestilenza. Non è che ci fossero tutti questi mezzi per combatterla, insomma, no. Allora, cosa si fanno? Si fanno, ve lo devo leggere, c'era una sciagura, gente che moriva ogni giorno, silenzio, lutto, e tutti quanti erano scoraggiati, non sapevano che bisogna fare, la gente che moriva. Allora, Gregorio va, 29 di agosto, raduna un'assemblea della Basilica di Santa Sabina sull'Aventino. In quell'assemblea si decise che, siccome la peste religiosamente derivava dai peccati del popolo, perché si erano comportati male, questa era l'interpretazione chiaramente, allora bisognava chiedere perdono a Dio di questo, fare eccetera, perché si allontanasse la peste. Ve lo dico perché, per capire che cos'erano le litanie maggiori. Guardate come era organizzata questa, immaginate Roma, che non era poi così grande, e questo movimento che c'era, vi fa capire anche il costo italiano con i presbiteri della sesta regione. Quindi i preti della sesta regione si vedevano a questa chiesa e dovevano uscire. Poi gli abati con i loro monaci, dal Tempio dei Santi Martiri Gervasio e Protasio, con i presbiteri della quarta regione. Quindi anche questi tutti partivano da qua. Poi quelli, le abbadesse con le congregazioni, dal Tempio dei Santi Martiri, Marcellino e Pietro, con i presbiteri della regione prima. Da Badesse, da Suore, cioè, quindi devono partire da lì. Poi dal Tempio dei Santi Martiri Giovanni e Paolo, con i presbiteri della regione seconda, ce n'erano tanti, vedete? Sì. Poi tutti i laici, dal Tempio del Santo Martire Stefano, con i presbiteri della regione settima, le vedove del Tempio di Santa Efemia, con i presbiteri della regione quinta, quindi partivano da Santa Efemia, benissimo, che cosa accade? Contrasti nella Chiesa. Questo Papa che vuole organizzare queste litanie maggiori, Vescovo Pasquale e Campolo si mettono d'accordo. Ciao, questo qui non ce la fa più niente. Qua noi proprietari delle terre fuori, qui non si rimedia più niente. Che possiamo fare? Dice, se noi ci mettiamo in giro qualche chiacchiera, a me sa non basta, ma famo una cosa, guarda. Famo fuori, è la cosa migliore. Allora, il Papa aveva la sua residenza a San Giovanni Laterano, lui partiva da San Giovanni Laterano. Strada facendo, questi due signori, che erano stati anche colleghi, erano persone di gran livello, amministravano, insomma. Fanno finta di essere di parte d'altra, tanto chiamano i loro amici, forse c'era qualche ambientalese, qualche nome, quelli dei proprietari, li piazzano dove dovevano passare. Poi strada facendo, ma il Papa già ha annunciato, fanno finta di essere i latinati, si mettono uno a destra e uno a sinistra di Leone III. E dice, siamo da
scoppia il caos. Esce una folla urlante che gli dà addosso al padre. Quei due che stavano a destra e a sinistra, uno le prende per i piedi e uno per le mani lo sbattono a terra. Poi per fargli un soffitto fatto bene gli tolgono tutti i paramenti e lo lasciano nudo lì. Poi provano a cacciargli gli occhi e a tagliargli la lingua. Qui ci sono le più vaste, non te dico, hanno scritto libri su questa storia, ma te la risparmio. Vi seguo quello che diceva un Luigi Scesna, che è un francese, che era un prete, però era un po' più critico, un po' più aperto alla novità, ha scritto libro nel 1911, no? Ieri, insomma. Quindi rispetto a quello che lo scriveva nell'Ottocento, nel 1600, è un po' più ragionato, anche se la chiesa di Berlì lo ha messo all'indice perché era un po' troppo modernista. Va bene, insomma, lo prendono e lo mettono lì nella chiesa che stava lì davanti, ma hanno fretta perché non si sa mai, ha visto mai che questi sono lì per lì, i preti, i cosi sono rimasti tutti a... Dice, ma che fanno? Questi lo portano dentro e danno tante altre, un sacco del bastonare, proprio non inducono nessun male, insomma. Poi se ne vanno, mettono qualcuno alla guardia, però se ne vanno. Però, dice questo autore, non hanno fatto le cose tanto bene, perché a un certo punto il servitore di questo papa, si chiamava Levillo, insieme ad altri suoi amici, che fa? Lo legano con una corda, lo riescono a farlo calare al di là del convento, intanto si va a rifugiare da alcuni amici di parte carolingia, e poi arriva poco dopo il duca Vinigiso, che decide di accompagnarlo, di farlo accompagnare in Francia da Carlo. Quindi ecco, quindi questo signore che viene portato via da Spoleto, poi da Spoleto si incammina e va a trovare Carlo. Carlo lo accoglie, devo chiudere, e poi lui non viene a Roma, lo fa accompagnare da personaggi, lo reinsediano, quindi, e lui su assedia ci rimane abbastanza. Quando verrà a Roma, poi questo lo diranno loro nel 799, qui la storia dei verbi, guardate che è molto strana, perché guardate, dice, ma dal 1 gennaio, novembre, qui gli storici hanno fatto una grande confusione. Il fatto è che i franchi, di solito i franchi da una certa parte cominciavano il primo dell'anno, era Pasqua. A Firenze mi sembra il 25 marzo, a Venezia, a Roma il primo dell'anno era il giorno di Natale. Quindi voi immaginate questi che sono, che grande, che subedate, che... Ma d'altra parte lo sapete che l'orologio gli serviva niente. Quei tempi, cioè, come facevano col tempo? Oh, si è fatto giorno, com'è? E allora aprì. Oh, il sole sta alla parte alta. E beh, è l'ora dodicesima. Era no, scusate, 6, 3, 9, 12, esatto. Il sole è tramontato e vabbè, è finita la giornata. Non è che ci credesse molto a tutta sta storiella e che fosse del tutto innocente delle accuse che gli venivano fatte. Fondamentalmente lo accusavano questo di aver agito per simonia e poi di adulterio. Tenete presente che la questione adulterio, tra l'altro, è molto controversa, nel senso che l'adulterio non era, anche per i preti, anche per i padri, non era avere dei rapporti con le donne. L'adulterio era quando uno c'era una sposa e andava con un altro.
perché questo mi fa capire, perché poi a un certo punto il Papa, quando Carlo Magno fa il giudizio, nessuno se la sentiva di giudicare il Papa, perché dice il Papa non può essere giudicato da nessuno, tant'è che il discolparsi di Papa Leone III avviene con questo sistema: prende il Vangelo, va sul, dice, non costretto da nessuno, di mia spontanea volontà, non obbligando né i successori né il servato, vi dico che io sono innocente. Chiuso e fatto. Campolo e Pasquale, secondo la legge romana, dovevano essere ammazzati. Però il Papa dice buono, perché poi vabbè, dice buono, lo tramutò in perpetuo esilio in Francia, va bene, quindi furono mandati in esilio. Tenete presente che Carlo poi morì, lui, e devo dire un'ultima cosa, quei due signori poi fecero comunque una brutta fine, ci trovo ancora Leone III, però vi dico anche un'altra cosa e termino, perché mi spiega un po' anche la storia delle Domus Cultae, che quando stava per morire, mi sembra 2 anni dopo che Romano il Papa Leone III, quando stava per morire si era messo a letto perché non ne faceva più, i signori delle terre, a Roma c'è sempre, i signori delle terre fecero una bella cosa, incendiarono e distrussero le Domus Cultae. E c'erano pure intenzione di andare a Roma a seguire un po' la faccenda. Comunque qui finisce questa storia, è uno dei tempi più tristi della Chiesa. Spesso gli storici dicono, ma il Papa non è stato mai deposto, Celestino, sapessi quante papi si sono deposti, quanti ne sono stati ammazzati, quanti. Era uno dei periodi più tristi, perché ancora, cioè non eravamo a vedere, non eravamo a sentire qual era l'essenza del messaggio del Vangelo. Del Vangelo, a maggior parte, quello che si sapeva, chissà perché tagliavano gli occhi, eccetera, la tradizione. Io ho visto questi giorni Santa Cristina andando a Bolsena stava Santa Cristina con legata una macchina. Ecco, del Vangelo si ricordavano quello che volevano ricordarsi, cioè che li portava ad avere un certo potere, il potere. E quindi era un bravo stratega, ma anche un bravo politico, insomma, da quello che sembra, dalla vicenda che stiamo sempre, che siamo veramente un bravo politico. La domanda è questa: che cosa può averlo indotto a muoversi verso il Papa, che sembra, quando è andato da Adriano, c'è andato per alcuni, no? Da lui, perché riconosceva l'autorità somma del Papa, che lui era unico sovrano cattolico, non sbaglio, mi sembra, perché gli altri erano ariani o cose del genere, quindi aveva difeso già l'Europa e le stava facendo degli ariani. E vabbè, quindi era uno che era Pio ricco, un imperatore ancora assolutamente. Che cos'è che lo induce a muoversi verso il Papa, che sembra non stimare affatto? Infatti esprime sconcerto di fronte a quanto le parole non le, perché probabilmente le erano citate, gli riferiscono i suoi detrattori, quelli che già andati da lui. E non, perché alla fine poi ci va, ci viene. Accetta o pretende l'investitura imperiale, perché questa è già una cosa. L'accetta, ho torto gol, gliela buttano addosso, oppure l'altro. Ma terzo giudice. Come si chiama questa? Sicuramente oggi è il giorno della festa di San Nicola, ma San Nicola e Carlo Magno è una cosa, sembra strano, però li sanno tutti e due a che cosa, loro legittimazione, a Costantino il Grande, il punto di partenza è lui, il primo imperatore che ha
grazie all'impero romano, tornare indietro e operare quel modello che tra l'altro non è soltanto sua ispirazione, ma di tutti quelli che stavano intorno a lui, intorno a sé, soprattutto tutto il clero della Gallia, che diventerò più da lui che dal Papa, e anche dall'Inghilterra, chiamato poi a Guido da York, un personaggio di grandissimo livello, costruiscono questa ideologia imperiale. Allora, il punto nodale di questa svolta è che lui comincia a riflettere su quello che può fare, cioè lui e la sua cacciatore, cosa possono fare per arrivare a questa grande, diciamo così, consolidamento del suo regno, perché si rende conto che è molto composito, sempre appunto di ricordare che dove a fare guerra di qua, di là, per ampliare, per consolidare, per fermare. E allora, se scatta una molla, noi dobbiamo riferirci. Fino ad allora, diciamo così, il testimone degli imperatori del secolo romano, l'imperatore passato, a Bisanzio e Bizantini. Ma cosa è successo a Bisanzio? Perché scatta questa molla improvvisa da parte di Carlo Magno e della sua corte? A Bisanzio regna non più l'impero, ma una cosiddetta imperatrice. Viene la spietata, ha già ucciso il marito. Il figlio, a un certo punto, prende, lo accetta, quindi regna solo lei dal 796. Questo era inconcepibile. Cioè non poteva essere una donna imperatrice, almeno per l'ideologia dell'epoca. Quindi la campagna si muove anche su questa luce. Un altro elemento importante, che lui si rende conto che a Roma c'è questa grande confusione. Questo problema di un terzo viene da un'altra famiglia rispetto a quella di Adriano Primo, che era quella della aristocrazia romana, giustamente adesso vivere io Lucio, che lui viene invece dalla gerarchia ecclesiastica, quella di Starario, quindi era maneggiava le donne, quindi era una persona comunque dentro la gerarchia, ma non era sufficientemente autorevole, perché soprattutto era spezzato questo equilibrio che c'è in precedenza legata a questa aristocrazia romana. E la Carlo a un certo punto decide di intervenire per innanzitutto per sistemare una volta per tutte la vicenda romana, quello che interessa. Ma partiva già con il testo idea. Lui cercava in tutti i modi per ragionare su come arrivare a questa idea. Ovviamente lui, la sua moglie, cioè Vincenzo. Prima di venire a Roma, è l'Ottocento, non è se ne è trovato, ma c'è una concordia generale, da un lungo dibattito che è utile di due per legare. Faccio una piccolissima su quello che va prima di arrivare qua giù, quindi capiremo perché è importante. Fino a metà marzo sarà sulla capitale, sta a Milano. Poi va a ispezionare la flotta delle coste dell'Oceano Gallico. Poi passa in una abbazia, l'abbazia sul punto di consolidamento, e in centro, vicino a Pini. Poi va a Ruano, lungo il mare, attraverso la Senna, va a San Martino di Tours. Lì si ferma a San Martino di Tours, con la moglie, tutti i carri e con i figli, Carlo, Pipino e lui. Ma lì chi c'è la barra? A quello io. Quindi ha modo di ragionare con Alcuino per cercare la strategia che sia chiara, evidente, importante. Nel contempo però muore la moglie di Utgarda che viene sepolta appunto a San Martino. Ma a Orleano, chi c'è a Orleano? C'è il vescovo Dulfo, importantissimo come tempo, letterale, quindi lei che sta facendo, sta consultando queste persone di alto livello per capire quale strategia mettere. Poi a Parigi, a Milano, a Monza, poi decide di entrare in Italia. Viene, viene con il suo esercito, si va a colpire Pipino e gli altri due, soprattutto Carlo, va a attaccare la Sassonia. Viene con le porte in pegno e anche le figlie. Poi non si sa dove attraversa, sappiamo che si ferma a Ravenna per 7 giorni e prosegue il pegno. Ed ancora si separa. Figlio attacca il ducato ancora Longobardo, mentre lui scende verso Roma.
andare sempre a voi. Perché il duodecimo fa più importante? Perché l'unità? Perché è la tradizione consolidata che gli imperatori, durante i loro avvenimenti, la prima a Roma, dovessero essere accolti in pompa magna al dodicesimo miglio. Ecco. Il terzo aveva fatto già qualche eccezione, è andato a fare qualche eccezione, ma è andato al sesto, non per più al primo, ma mai al dodicesimo. Quindi vedete come già c'è anche da parte del Papa un'attenzione. Qui sono due teorie che vanno man mano convergendo sullo stesso punto. E quindi arriva a Roma e giustamente, come ha raccontato Lucio, c'è un grande problema di risolvere finalmente una volta per tutte la legittimità di Lorenzo o meno. E allora non si espone da Giovanni in prima persona, ma chi si espone? Si espone il vescovo. E cosa fa? Pacificus imperator, Romanus, gubernans imperium. Qui
ente per misericordia, non dai, recon a trecubano. Quindi che cosa dice? Carlo Magno, adesso sono serenissimo, augusto, coronato da Dio, non dal Papa, da Dio, perché questa è la sua concezione di questo mondo, che il suo potere è identico a quello del Papa, sotto su un altro piano, perché Dio da una parte dà il potere al Papa e da una parte fa identicamente dare il potere a lui, come imperatore romano, e che anche per misericordia, questo in questo caso non incoronato per misericordia, re dei frati e dei rosettari. Vedete che l'ideologia imperiale non c'è partita dalla Romagna, questa sua costruzione è stata guidata, perfetta, pensata, e il Papa si è, ha dovuto per certi aspetti doversi adeguare, condizionare, cercando anche di trovare il suo spazio, la sua logica, cosa che in effetti Carlo Magno non ha accettato. Questo è l'ideologia. Questo non c'è ancora, ad esempio, non c'è sia. Quindi questa è l'ideologia che sosteneva Carlo Magno, tutto il suo giudizio che ha costruito questo ragionamento, solo che purtroppo alla sua morte tutto questo mondo è crollato perché lui ha cominciato subito a litigarsi e mano a mano si sono sfaldati e il mondo, caro Luigi, è finito alla fine del nonno. Grazie. L'Europa caro Luigi, caro non è costruire l'Europa per farlo in barriere o no, per fare anche convegni e discussioni infinite, però contro i che non esistono più adesso, oddio, un popolo che lui ha sconfitto quasi per ultimo. Sasso, gli avari. No, gli avari, ecco, in una di queste risoluzioni, diciamo, delle cronache di questa sconfitta, si dice che lui è stato il primo a unificare l'Europa. Ma lui c'è dicevo prima, lui ha questa ideologia, l'ideologia imperiale di fondo, per cui si tratta di costituire l'impero romano occidente, sì, lasciato qui a certo, però c'era l'idea, però c'era un'idea di Europa, prima non compariva, perché c'era stato l'impero romano, era Egitto come che di Turchia, come Carlo Magno vostro i diritti, c'è un libro come questi giorni tanto di Egitto con i crisi, e dice che l'Italia si poggiava su due elementi, una necessità e una. La necessità era proprio quella di riunire i popoli cristiani, i cittadini, dentro dei confini, e in questo certamente c'è una prima costruzione d'Europa, come ha detto Papa italiano, ma quello che è interessante è che io ho trovato
interessante lo studio dei vescovi documentati in questo periodo. Noi le condizioni che lo stavano dentro in questo periodo già ci vengono date dalle liti della Chiesa Orientale, che mi ricordo anche da un primo, c'era stata una devastazione, tanto che il Papa aveva deciso di frastare le liti di Giappone e Pellicano, già avendo passato tutto Stefano Rotondo, perché ormai erano stati mal sicuri, addirittura i libri pontificali, si dice che il clero locale aveva trovato un rifugio dentro le pontificali pure di Roma, quindi c'era una situazione di pericolo in questo territorio, ma soprattutto con il Papa nel 731, quando il duca di Teresa è secondo e si era rivolgiato dal Papa, sottrando la signora, bucando l'ovato, più basi di ritorno. Ma vedete in questo periodo travagliato, perché i primi 90 anni, invece di sacrificare l'antico municipio romano, cercando di pulpetto quello che è l'attuale mentale, che sorgerà il porco di vent'anni. E uno dei beni di ricostruire questi territori fu proprio Papa Zaccaria, con una forza politica verso il mio pranzo, che incontrò a Terni, si fece restituire quella parte della famiglia. Era già stato approvato, sicuro probabilmente domenica, qui avevamo trovato un giorno, probabilmente ricomprendeva questa parte della Sabina, per cui è un argomento, e uno dei punti di forza del sistema di costruzione, oltre da uno scudo che era stato accettato da Lucio, fu a quello di oggi si può piegare un punto di forza per la ricostruzione territorio del Ducato Romano, della campagna romana, che si manifestava insegnando in questi diocesi personaggi di un certo rilievo anche all'interno della Curia Romana, per ricostruire appunto e portare forza a questo territorio. Ora, proprio lo studio di questi vescovi è un periodo che produco nei particolari, ma emerge che sono tutti quanti legati alla Croce Franca. Per esempio c'è il vescovo Benedetto, che partecipa a molti consigli, era amico di San Bonifacio, l'evangelizzatore dei Cervali, ma anche San Bonifacio è stato anche il portatore e c'era il consiglio di Fulco, dove studiò il Giacomo, quindi partecipa a molti consigli. Il vescovo di Giovinto viene inviato dal Papa presso il prato alla rete a delibere il suo danno di qualche villano, il Scambio, che è stato scritto moltissimo, accompagna pure lui il Papa alla corte di Pio II, delle origini molto parli, sappiamo che
tempo c'era stata l'invasione di quella parte, quindi Ducato di Spoleto è arrivato a Cune, era un momento in quel momento c'era anche una certa incostanza, perché il punto di confine tra il Ducato Romano e il Ducato di Spoleto, poi cammina di Camilla verso Dio, quindi aveva acquistato senz'altro un'importanza strategica, anche da giustificare una prima fortificazione, una prima costruzione, e questo noi abbiamo tanto documenti locali, ma la famiglia in campo, allo studio, anche quello che è successo in altre situazioni analoghe del Ducato Romano, il vescovo in questo momento, oltre al potere spirituale, acquistava anche un potere temporale, per ricostruire mura, per ricostruire. Quindi, e ora questo fatto che, seppur brevemente sarebbe approfondito, e tutti questi vescovi che si sono succeduti in quel periodo canonico sono legati alla Corte Franca, certamente hanno potuto svolgere secondo me un ruolo importante di dialogo tra il papato e la Corte, appunto, canonico nel periodo di concentrazione. Che abbiamo citato, ma poi studiarsi a Roma e a Grisgrana, certamente quando Carlo Magno conosceva bene questa situazione, sarebbe pure molto dell'importanza che nella sua politica è stato detto, aveva le abbazie, le diocesi, e a questo periodo che lui quale costruendo il suo. Però è importante che appunto mentale aveva questo specifico momento di punto strategico, del resto di storia, cioè tutti diciamo guardi mentale che la sua origine militare piuttosto che culturale, proprio per questa posizione di Carano. Quindi questi personaggi, questi vescovi hanno avuto intanto, secondo me, un ruolo importante per costruire i rapporti, quindi il passaggio a metà, che probabilmente è questo della mia realina, scendere a costa dello studio di Giacomo, individuo il vale 12 o 13 candidati, lungo quella gara attuale di Aletina, dopo la sua parte sono stata la fascia di là, anche perché per ricordare la Salaria non era più praticabile, quindi probabilmente era preso quella che era oggi la mia antica, e mi è giunta ancora di più la forza all'idea che poteva venire nel mio quadro. E quindi come appunto viene importanza, perché è proprio da questo momento di ricordo da Carlo Magno e del resto che anche comincia ad avere anche un'importanza strategica, perché mi dico qui da me il caso di di approfondire. Tanto i nostri incontri, Roberto, se è possibile, tu hai ancora qualcosa da... No, 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 sicuramente sì. Sì. Perché questa domanda che ci siamo fatta? Vorrei ritornare all'inizio, la domanda è, ma l'Europa di oggi, che è un'Europa che deriva, no, da tutta questa storia, da questo travaglio che c'è stato, fondato su un'ideologia di potere tutto sommato, che anche la Chiesa ha sposato e ha consacrato, insomma, passando attraverso diverse vicende, Chiesa che è stata poi a un certo punto in qualche modo forzosamente, determinatamente rigettata dal potere politico e sociale e culturale in tutti i modi, perché era troppo invadente. Io dico, nelle ultime, negli ultimi quarti d'ora che tutti quanti noi abbiamo vissuto, si accusava la Chiesa di collateralismo con il potere politico e di influenza a gamba tesa dentro le vicende politiche e amministrative del nostro paese, con la P maiuscola, no? Cioè questo l'abbiamo vissuto, tuttora ogni tanto risorge, ma qual è lo spirito che dovrebbe
a che cosa bisognerebbe ritornare perché ci sia un'ispirazione per il futuro dell'Europa, se c'è un futuro per l'Europa, noi ce lo auguriamo, lo speriamo proprio, tantissimo, non certamente più fondato solo sulla finanza, perché ad Ostia c'è rimasto questo, non so, quello duro c'è solo questo, sulla finanza, punto, c'è più niente di quello che erano le ispirazioni iniziali. Tutti dicono che l'Europa abbia tre radici, fondamentalmente l'ellenismo, no, la cultura ellenica, il cristianesimo e la lex romana, cioè l'istituzione romana dell'impero romano, in cui si rifacevano anche imperatori successivi, insomma, cioè quello che era l'impianto era fondamentalmente su queste tre radici. Che rimane oggi delle ispirazioni cristiane iniziali? A chi fa riferimento? Ecco, io mi riferisco a due episodi che sono anedotici, no? Questo per detto sulla scuola di oggi. Allora, uno l'ha detto già per Silvio Leggio, il professore, quando accennava a questa apparizione fantastica. Stavano in Nicea, può darsi pure che quell'incontro sia di fatto avvenuto, può darsi che chi lo sa se Costantino c'è stato o non c'è stato a Nicea, ma chi può dirlo? Ma qua la storia è mezza favola, mezza storia, però dice il mito, dice sempre che un qualche legame, aveva qualche interesse Costantino a stare via a Nicea per dire favola finita, no? Definite sta cosa e buonanotte, che me ne può portare di meno a me, ma qui mi si sta a spezzettare l'impero, ma che facciamo? Oh, allora dai, vai, su. Allora, e lì c'era un certo Nicola, che era un uomo energico, noi ce ne immaginiamo sì, tenero con i bambini, con le donne nubili, cioè che aspettano marito, con nei poveri ragazzi fatti a pezzi dentro i barili, con i naviganti che le procelle che stanno sole, che con la sua città, ma era un uomo energico, sapeva che quando le cose devono andare in quel modo, arriva leggenda, verità, a dare uno schiaffo a Ario, nel senso, lo schiaffo Nicola non c'era bisogno di darglielo ad Ario fisicamente. Lo schiaffo era il fatto che un uomo così autorevole, così santo e così fermo nella verità ha messo in difficoltà questo eresiarca. E praticamente lì c'è stato non un declino, un declino dell'eresia di Ario, lento, che è cominciato da lì. Nicola era un uomo molto energico che sapeva stare davanti all'imperatore e dire: senti, io c'hai tre generali qua che vengono giudicati perché un proconsole la vuole incartare in questo modo, per piacere, dai, su, giudica tu questa cosa. L'ha fatto Costantino direttamente, l'ha fatto per indisposta persona con il proconsole di là, e comunque l'ha fatto, si è eletto a avvocato, difensore, no? E per questo che è anche uno dei copatroni avvocati. Seconda situazione in cui si impatta con il potere politico in maniera seria è quando a un certo punto arriva una missione, sembra leggenda, verità, che ne so, insomma, prende difese del suo popolo, del popolo di Lira, che vengono il governatore di quella zona, della nostra regione, ha aumentato le tasse, non ce la facciamo più i commercianti, si lamenta, non ce la facciamo più a pagare tasse a Roma, questo si è inventato un'altra tassa. Le tasse non erano molto normate all'epoca, perfino San Matteo poteva inventarsi le tasse come voleva, ha fatto sgarare attorno, gli ha i soldi lui, ne dava una parte ai romani, ma li basta gli davano la parte loro, poi non importava niente, no? Allora va da Costantino e gli dice, va, appare presente a Nicea, gli dice guarda, diminuisci le tasse per favore, qui c'è una motivazione, lì sa succede un macello, quindi ha a che fare. Ma ha a che fare con quell'animus di carità, di sollecita per nulla. Il rapporto con il potere è quello, da parte nostra, in Europa, ambientale, credo che come comunità cristiana non possa essere altro che quello. Nei rapporti con l'amministrazione, con chi che sia, tiene il potere di servizio, dobbiamo cercare di stare dalla parte dell'exousia, cioè di quell'autorevolezza che ci dà lo spirito che il Signore condivide con tutti, che ci mette nella condizione di San Nicola, ma di San Clemente, ma di San Francesco, di Santa Caterina, di San Bernardo da Chiaravalle, che ho citato all'inizio, cioè
stiamo nel nostro, cerchiamo di ispirare con principi cristiani una società senza pretendere privilegi e poteri e un pezzo, un quarto e mezzo di terra o di questo o l'altro, che ci ha portato un sacco di guai, ma veramente tanti guai. Abbiamo un cristianesimo che ha bisogno di una seconda evangelizzazione, di un'altra evangelizzazione. Perché? Io non amo parlare di cristianesimo e cristianità, perché sono ideologie. Abbiamo una fede che ha bisogno di un'altra evangelizzazione, non possiamo che rifarci ai primi 4 secoli, una presenza di santità nel territorio, la presenza di santità nel territorio, una santità che diventa bella per la carità. E questo è il nostro ruolo. Credo che questa sia l'ispirazione che ci danno i santi sul futuro anche dell'Europa, no? Se abbiamo un'Europa secondo Papa Francesco, o se vogliamo ritornare a una restaurazione in cui tra concordati e cose c'è. Cioè, questo è quello che penso, non credo che sia oro colato, ma bisogna lavorarci sopra dal minimo al massimo, da noi a Ventana fino ai massimi sistemi. Oggi pomeriggio, non a caso, su questi temi si rifletterà, anche perché penso che oggi pomeriggio darci un'anticipazione. Grazie, mi sei dimenticato prima, adesso ora facciamo veloci perché la tirata è nostra. No, vabbè, mentre sentivo parlare tutti quanti, ovviamente cioè, è stato fonte di tante ispirazioni, no? Quindi non mi divago né sul tema dell'Europa, che secondo me è una grande costruzione di pace, c'ha una grossa presenza finanziaria. La finanza non va demonizzata in tutto e per tutto, perché ci aiuta, ci prendiamo il mutuo, quindi ci compriamo una casa, no? Dall'altra parte, quando diventa speculazione, assolutamente non c'è nulla che possa diventare un atto di fratellanza con gli altri, perché se speculi su di me sei mio fratello, quello è chiaro. E quindi lo lascio questo argomento perché è enorme e magari ci prendiamo un altro momento per riparlarne. Dicevi che Nicola non era una persona remissiva, ma non mi sembra che è stato mai rappresentato in questo modo, tanto c'ha il bastone. E quindi quando una persona ha un bastone è sempre meglio avvicinarsi con cautela. Che non sia un po' scelto, quello lì è un po' scelto, ma non è uno scelto. No, però insomma, anche come l'abbiamo rappresentata, è evidente che era un uomo che aveva una grossa fermezza e che aveva una grossa rispettabilità. Non era un uomo che veniva portato in giro. E non è detto che le persone che ci abbiano una solidarietà e un sentimento di tenerezza rispetto agli altri siano poi dei tontoloni, anzi, molto probabilmente chi c'ha una grossa fermezza c'ha anche una grossa sensibilità verso gli altri. E per noi mentanesi, no, dell'amministrazione, per noi mentanesi deve essere un grande orgoglio avere come patrono San Nicola, tant'è che mentre ragionavamo un po' per riunioni, gruppi, delle persone, ragionavamo su... ma vabbè, ma sto padrone è tanto importante, no? È il nostro padrone, quando uno sente questa parola dice ma che succede? E poi vediamo che invece se lo dimenticano un po' tutti, i negozi manco chiudono più, ma per carità, quello è ancora un altro tema del lavoro e di cercare di portare a casa un piatto di pasta. Tanto chiudono pure il piatto di pasta, stanno a chiudere tutti, no, è un altro tema enorme, no? Però diciamo che è evidentemente non sentito dalla città, là uno dice ma come un grande patrono, un grande personaggio, c'è la solidarietà, c'è tutta, perché non è sentito? E da lì, ma da sempre, ma sicuramente da quando la cittadinanza mi ha dato l'onore di poterla rappresentare, ho detto perfetto, almeno io in rappresentanza di tutti faccio sì che almeno la partecipazione del sindaco ci sia in ogni occasione che riguarda quel momento di fusione che è fra lo Stato, fra l'istituzione civile e quella religiosa, che non è l'accordo di Carlo Magno e Papa Leone Terzo, che ovviamente era un accordo politico basato sul potere, ma è una collaborazione per fare in modo che la nostra comunità possa vivere la propria vita nel modo più dignitoso possibile, ma non lo dobbiamo fare solo come istituzioni. Lo dobbiamo fare e cerchiamo di farlo ogni giorno anche come persone, perché così come l'Europa la faranno i grandi personaggi, in realtà l'Europa la faranno tutti i cittadini europei, tutte le persone, è quella la storia. Abbiamo scoperto tanto tempo fa, la storia non è solamente l'esercito che si muove, la storia sono pure quei poracci che è passato l'esercito
in mezzo alla terra loro, alla comunità loro, gli ha lasciato nulla, perché quando passava l'esercito allora era molto peggio di quanto ci passa oggi. E dopo quindi, che erano passati loro, se si era salvato qualcuno arrivava la peste. Sì, poi dopo arrivava tutto, perché a peste, fame, tempesta, sottonutriti, a contatto con altre popolazioni. Prima non è che c'era un grande scambio, quindi ti portavano una malattia che tu non c'avevi, era la fine, era uno sterminio. Quindi ci interrogavamo su come rimetterla al centro. Abbiamo detto, vabbè, ma che cosa vuol dire per un padrono? Un padrone deve rappresentare. Allora abbiamo detto, oggi che cos'è Ventana? E abbiamo tirato fuori tre parole, no? Che è solidarietà, cultura e innovazione. Un bel bello quello è stato. Talmente il padrono fa parte di questa comunità, evidentemente, che nello stesso padrono ritroviamo queste tre parole. La solidarietà, gli aneddoti che ci hai raccontato stamattina. San Nicola è stato un santo di grande solidarietà, no? E poi è Babbo Natale, quindi è l'ispiratore di Babbo Natale, quindi figuriamoci. È una figura di grande cultura, c'è il libro. La verità, cioè la verità è chissà c'è la verità. La verità di San Nicola ovviamente era il Vangelo, la verità di San Nicola era la parola di Dio. Ma la cultura. E la cultura è la verità, perché chi conosce, chi studia, chi sa le cose, conosce la verità. Può conoscere la verità. E la terza parola che c'è probabilmente è l'innovazione. Allora uno dice, ma che c'entra l'innovazione? I primi quattro secoli sono stati degli innovatori, perché era una cosa che, uno, non esisteva, due, San Pietro stava fuori dalla città, ma pure San Giovanni stava fuori dalla città. Ma perché? Perché i primi cultori, i primi che si affacciavano al culto cristiano, non volevano essere tenuti dentro la città. Noi abbiamo un po' storicamente questo vizio, le cose diverse tendiamo a mandarle sempre al di fuori delle nostre comunità, invece in realtà poi ci rendiamo conto, se andassimo a studiare quello che è successo, che la diversità è ricchezza. Da due cose diverse nasce un'ulteriore cosa diversa, da due cose uguali nasce una cosa sempre uguale a se stessa, è la diversità che ci arricchisce. Quindi su queste tre parole noi abbiamo detto, e non siamo noi che le portiamo avanti, la solidarietà, e oggi lo vedremo, non la porta avanti la misurazione, la porta avanti la comunità, nelle associazioni, nella parrocchia, in tutta una serie di attività singole, pure private, le porta avanti la comunità. La cultura non la porta avanti l'amministrazione, la cultura la porta non tanto avanti tutte quelle persone che hanno voglia di studiare, sia che vadano a scuola, sia che lo facciano poi per... Ma la cultura non la porta avanti l'amministrazione. Guardate che oggi pomeriggio non si ripete, questo è sicuro, sta introducendo al tema di oggi pomeriggio. La cultura, e oggi infatti teniamo il museo aperto anche per quello. E l'ultima cosa, l'innovazione, oggi lanciamo là, oggi l'innovazione è come la modernità e il progresso ci debba aiutare a vivere meglio. E quindi oggi lanciamo pure l'app comunale, magari pure su quello riusciamo a avere uno scambio pure su quello. Chiudo qui l'ispirazione, forse non abbiamo pensato direttamente a San Nicola, abbiamo pensato al giorno di San Nicola, perché il ci ha mandato ispirazione. Posso fare un appello ai professori? Abbiamo bisogno, vero che abbiamo bisogno, di studi che facciano da apripista perché Mentana sia finalmente città. Sì, e poi il giorno deve essere una rappresentazione di quello che facciamo durante tutto l'anno. È ovvio che quello a cui ci dedichiamo durante tutto l'anno ci renderà tanto importanti da farci diventare città. Ci siamo già una città, anche formalmente, dai. Anche formalmente. Speriamo. No, no, no,